In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: Abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio del cielo farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Attenzione, toccando questo punto del perdono, sono sicuro che nessuno qui ne è esente, perché di essere perdonati da Dio ne abbiamo tutti un bisogno infinito, di essere perdonati dagli altri altrettanto, perché siamo tutti peccatori e abbiamo fatto soffrire le persone che ci vogliono bene. Dai genitori in poi, quando eravamo piccoletti, fino ad oggi. E poi anche noi abbiamo ricevuto del male e abbiamo da perdonare. Il perdono quindi ha queste 3 dimensioni: quello da parte di Dio nei nostri confronti, il contrario non c'è, Dio non ha nulla da farsi perdonare a noi, quello da parte degli altri verso di noi e il perdono nostro verso gli altri. Questi 3 perdoni devono essere presenti tutti e 3 nella nostra esistenza. Quello di Dio verso di noi è il fondamento degli altri 2. Guardate, noi non ci rendiamo conto di quanto è grave il male, perché il diavolo, quando ci spinge a fare i peccati, ci copre la gravità del peccato per farcelo fare, ci inganna. E allora noi pensiamo che peccare sia in fondo una cosa di poco conto e di solito ci autogiustifichiamo. Esempio classico: quello che bestemmia fa 2 bestemmie ogni 5 parole, o anche 3 bestemmie. Se uno dice: Ma perché bestemmi? È un peccato grave. Quello direbbe subito: Io non bestemmio perché ce l'ho contro di Dio. È l'abitudine, sono abituato a fare così da tanti anni, è giusto per rafforzare il discorso, che bestemmia. E quindi per lui non è una cosa grave. Vediamo di capire bene questa cosa qua. A Comunanza, quando ero parroco, successe questo fatto che 2 giovani amici avevano passione per le armi, quindi collezionavano fucili, pistole, che dice, antichi, moderni, con varie caratteristiche, passione così. E ne avevano tanti. Un giorno uno di questi 2 amici va a trovare l'altro che faceva il benzinaio. E dice che aveva trovato un modello nuovo di pistola, con
canna, con questo, con tutte le caratteristiche particolari. E così giocorellando, stavo attento, che ti sparo, e quello, no. Poi, ho visto la carica, parte un colpo, per caso questo colpo va al cuore della persona, dell'amico suo, ammazzato proprio sul colpo, su quel colpo lì. Dal punto di vista dell'intenzione, questo era amico di quell'altro, non lo voleva uccidere, ma il danno fatto era enorme. Aveva ammazzato il suo amico. Più le altre cose concomitanti, le due rispettive famiglie non si sono più parlate per decenni. Lui, dopo la causa, andava a vivere in un'altra parte, non poteva più vivere in paese, perché era l'assassino. Allora lui non aveva intenzione di fare una cosa brutta e fatta male, ma ha fatto una cosa gravissima, ha ammazzato una persona con i riverberi e le onde lunghe di tanti generi. Quando uno bestemmia senza cattiveria, forse dell'intenzione, forse non c'è tanto male, ma la cosa brutta che fa, bestemmiare Dio, l'unico del mondo, dell'universo, che non si merita una parola cattiva, ma si merita parole buone, il quale è lodato dall'eternità, da miliardi e miliardi e miliardi di angeli, è lodato da tutti i santi e noi sulla terra lo bestemmiamo. Abbiamo proprio capito tutto. Poi, se io dico una parola brutta a una persona, se dico una parola brutta al maresciallo dei carabinieri, comincia a essere un pochino più grave. Se dico una parola brutta al sindaco, se dico una parola brutta al ministro dei trasporti, se dico una parola brutta in faccia al presidente della Repubblica, a seconda della persona alla quale dico la parola, c'è una gravità più intensa. E quando dico una parola brutta a Dio, quanto è grave? Allora non è vero che le bestemmie sono peccatucci, sono peccatissimi, molto gravi. Per questo nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il primo servo deve al re 10.000 talenti d'oro. Oggi noi non capiamo cosa significano, ma i talenti erano monete d'oro antiche di grande valore. Se lo potessimo rapportare a oggi, quello doveva alcuni milioni di euro al re. Quello servo, anche con tutta la sua vita lavorativa e pensionistica messa insieme, non sarebbe riuscito a dare al suo re i soldi prestati. Allora il re, quando vede queste cose e vede che quello è molto brutta, ci andava di mezzo la famiglia, questo lo pregava in ginocchio, beveva di mezzo, allora tanto questi soldi non li dai mai comunque, vattene via, ti condono il debito e non dovete dare più niente. Quello esce fuori. Io vorrei vedere oggi se uno andasse in banca, che c'è un pozzo di debiti, che il direttore ti dice, ma vai via, va, non c'è più debiti, tutto cancellato. Uno uscirebbe fuori dalla banca, felicissimo, comincia a offrire spumante e prosecchi a tutti quanti per la gioia di non avere la palla di piombo al piede che si chiamano debiti. Figuriamoci con Dio. Il peccato che ha come oggetto Dio è gravissimo, anche quando l'intenzione non è proprio cattiva nei suoi confronti. Il peccato di Dio non sono soltanto le bestemmie.
ce n'è una sfilza infinita di altre cose. Allora, quando Dio ci perdona, dà un perdono enorme. Quando Pietro tradisce Gesù Cristo e si accorge, ricordandosi la profezia di Gesù, che Gesù l'aveva già perdonato prima ancora che lui commettesse il peccato di tradimento, scappa via e va a piangere lacrime amare, perché si accorse in quell'occasione, come mai nella vita sua fino a quel momento, di quant'era grande l'amore di Gesù per lui. Lui si credeva che Gesù Cristo l'amasse perché era il più bravo, il più capace, era sempre il numero uno del gruppo degli apostoli, quello che si metteva sempre in mostra, l'unico che scendeva a camminare fra il mare in tempesta mentre gli altri continuavano a remare. Lui, anche se tutti ti tradissero, io non ti rinnegherò mai. Era più speciale, secondo Pietro, rispetto agli altri. No, lui era peccatore come tutti, lo tradisce per paura di essere ammazzato. Quando Pietro si accorge che Gesù già lo sapeva come era fatto, anche se lui non se ne era accorto che Gesù lo sapeva come era fatto, Gesù lo sapeva lo stesso e l'aveva già perdonato prima che lui lo tradisse. Allora ecco, lui viene sopraffatto dalla potenza dell'amore di Dio per lui e il suo io orgoglioso e peccaminoso crolla. Allora si può dire, quali sono gli ostacoli a queste tre dimensioni di perdono? Quella da parte di Dio verso di noi, quella da parte nostra verso gli altri, quella da parte degli altri che ci perdonano verso di noi. L'ostacolo più grosso perché il perdono possa esistere si chiama l'orgoglio. Detto ancora in termini più forti, la superbia, detto in termini biblici, il cuore duro. Un esempio evidente di orgoglio, superbia dei nostri tempi. L'uomo d'onore della mafia. Perché la mafia è un'onorata società? Si può fare uno sgarbo a un boss della mafia, a un uomo mafioso? Se uno fa uno sgarbo a un uomo mafioso e poi gli chiedi di perdono, ti perdona? Non esiste. Lui ti deve punire e la punizione che ti dà è 100 volte il danno che tu gli hai fatto con la tua mancanza. Perché il boss deve fare vedere che lui è un uomo forte, che lui non si piega con la gente piccola. Per cui se tu lo tocchi, povero te. Il suo orgoglio di boss, la sua vanagloria, la sua superbia, gli impedisce di perdonare chi gli ha fatto uno sgarro. Ditemi un po', quanto assomigliamo noi ai mafiosi? C'è presente in noi la superbia? Allora, quando una persona sbaglia nei nostri confronti, per dargli il perdono bisogna che ci umiliamo. Perdonare costa, perdonare ci fa scendere in basso. Le persone che ricevono danni oggi dalle persone, tutti vogliono giustizia, non vogliono perdonare chi gli ha creato guai grandi. Vogliono che il colpevole sia scoperto chi è e vogliono giustizia, quella umana che vada in carcere, che la paghi. Deve soffrire tutto quello che ha fatto soffrire mia figlia. Deve vivere il resto della sua esistenza tribolando per pagare quel danno che non si può riparare più perché mia figlia è morta. Questo dicono le persone che hanno subito grossi guai ai nostri tempi. Chi parla più di perdono? Tutti i casi di cronaca che sentiamo. Qualcuno parla di perdono?
Qualcuno perdona? Oggi questi fatti di cronaca sono sempre interpretati in maniera laica, cioè con le leggi dello Stato. Dio è assente in queste storie, non fa notizia, non viene citato. Tu hai fatto un reato, la legge prevede che devi stare in carcere 5 anni, tu devi stare in carcere 5 anni. Questo è l'obiettivo da raggiungere per le persone che subiscono danni da parte di altri. Chi perdona? Dio non si comporta da superbo. Quando uno gli chiede perdono, Dio perdona. Ma per chiedergli perdono, la persona deve riconoscere di aver sbagliato. Il superbo riconosce i suoi errori? Il superbo dice che non sono io che ho sbagliato, è l'altro che ha sbagliato. Cosa disse Adamo quando Dio, dopo il peccato originale, lo cercò? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Ma perché, che hai fatto? La donna mi ha fatto mangiare il frutto. Ma dove sei? Mi sono nascosto. Ma che hai fatto? Il serpente mi ha fatto mangiare il frutto. Non dice io ho mangiato il frutto. Si dà la colpa a quell'altro. Quando ci confessiamo, mi è scappata una bestemmia. Me l'ha fatta dire mia moglie perché abbiamo litigato e è scappata la bestemmia. Ho detto, perché i figli non mi danno retta, allora mi hanno fatto bestemmiare. Così, la colpa è degli altri, non è la nostra da cui è uscita la bestemmia. Quegli altri mi hanno fatto fare questa cosa che io non vorrei fare. Il superbo non riconosce mai la sua colpa, l'addossa agli altri. Chi è di noi che non fa così? Allora, che cosa succede? Quando rimaniamo nella superbia, con Dio la stessa cosa facciamo. Perché hai fatto questa cosa qua? Hai sbagliato. Le cose dovevano andare in quest'altro modo. E ce la prendiamo contro di Dio. Quante persone sono rimaste offese perché Dio non gli ha guarito quella persona cara che soffriva? Dio ha fatto succedere quella cosa, la colpa era sua, un offeso, non solo non chiede perdono, è come se Dio dovesse chiedere perdono a lui che ha fatto succedere quella cosa che non doveva succedere. Persistendo in questo atteggiamento, che cosa succede? Quello che succede al bambino quando fa il compito di matematica, fa il compito di matematica che è fatto magari di 4 passaggi, al secondo passaggio sbaglia una cifra. Alla fine il risultato viene una cosa strampalata. Va a vedere sul libro di testo, il risultato mettiamo che era 56, e invece a lui viene 215. Com'è così? Il libro ha sbagliato. È così. Se uno prende 4 in educazione, il professore ce l'ha contro di me. No, che io non ho studiato o sono impreparato perché non ho capito. La colpa è sempre dell'altro. Perché se uno, invece di facilmente addossare la colpa all'altro, dovesse fare un esame di coscienza per vedere dove ho sbagliato, l'esame di coscienza costa fatica. Ma dove ho sbagliato? Al bambino che c'è il problema, vai un po', questo mio passaggio è fatto bene, il secondo pure, il terzo, ma dov'è l'errore? Ma allora devo dire ancora più attentamente, ma guarda qui ho preso questo numero, qui ho sbagliato. Correggi, alla fine riporta bene, come diceva il libro. Ma uno ha dovuto fare la fatica di esaminarsi, di vedere i vari passaggi, di scoprire dove stava l'errore, di ammetterlo e di correggerlo. Chi è che fa questa fatica di vedere il proprio errore? Guardate un po' i politici,
Se le cose in Italia vanno male, è sempre colpa del governo precedente o dell'opposizione, qualsiasi sia il colore politico. Nessuno dice: beh, questa legge che abbiamo fatto era sbagliata, ha fatto un sacco di danno, credevamo di poter fare un utile, invece ha fatto più danno che utile. Qualche governo ha messo queste cose? Qualcuno ha riconosciuto di aver sbagliato? Tutti addossano i propri errori agli altri. Allora la superbia spinge a fare questo. Una cosa che la Madonna c'aveva tantissimo e che si chiama l'umiltà, ti spinge a fare invece il rovescio. Ma se le cose andano male, dov'è che ho sbagliato? E uno comincia a fare un esame di coscienza per vedere una verifica, è questo, è quell'altro, è questa cosa qui, ma può essere. Fino a che trovi l'errore. Quando uno trova l'errore, cioè il suo peccato, e nel caso del rapporto con Dio va a chiedere perdono al Signore e si corregge, poi le cose tornano a girare bene. Non c'è più l'errore, non c'è più quella cosa che ti crea danni, peccati, guai, complicazioni, sofferenze. Perché tutto torna a girare bene e la vita diventa nuovamente gustosa, così come il Signore ce l'ha data. È diverso questo. Allora, il superbo, non riconoscendo il proprio errore, va avanti negli anni con questo errore, il quale te ne genera uno più grande, poi uno più grande, poi uno più grande. Alla fine è un disastro. Quando invece ci si corregge all'inizio e tutto funziona bene, vai avanti, progredisci spiritualmente, qui sto parlando dei peccati, nel cammino di fede, e raggiungi gli obiettivi di Dio e la vita cambia di tanto. Dio ha saputo portare la vita di una ragazzina insignificante a diventare talmente grande da essere la quarta potente del cielo dopo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che non farà per noi altrettanto. Che cosa è in progetto Dio per noi? Dove ci vuole portare? Non ha la potenza di fare cose grandi nella nostra vita il Signore? Non lo vuole proprio fare perché lui vuole cristiani veri, forti, autentici, invece che qua, 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 persone che non fanno né caldo né freddo, tiepidi. Allora, ecco l'importanza di saper riconoscere il proprio errore di fronte a Dio, è di vincere la superbia che ci impedisce di riconoscerlo e di cominciare una vita slanciata verso il Signore. In pienezza, una vita gonfia di Spirito Santo, meravigliosa, spiritualmente parlando. Una delle cose più tremende per i cristiani del nostro tempo è la depressione, non quella, depressione spirituale. Nessuno è contento, soddisfatto di quello che vive, di quello che Dio gli sta dando, della sua vita interiore. Questo avviene perché stiamo vivendo male il nostro cristianesimo e non ce ne rendiamo conto. Andiamo al rapporto con gli altri, il perdono da dare e il perdono da ricevere. Il perdono, da dove cominciamo? Allora, vediamo questo qui, un esempio semplice. In una parrocchia, il giorno di Pasqua, arrivò un pasqualino. Adesso non ci sono quasi più, adesso non ci si va e basta. Prima, basandosi sul fatto che la Chiesa diceva che il minimo indispensabile per essere cristiani era andare una volta all'anno a messa il giorno di Pasqua e confessarsi almeno una volta all'anno, allora tantissimi facevano il minimo indispensabile,
andavano a messa solo a Pasqua e si confessavano prima della messa per fare la messa, la confessione annuale. E così il giorno di Pasqua, file immense di persone a confessarsi, raccontò un sacerdote che arriva uno che dice, mi viene a confessare, padre, qualche volta mi è scappato qualche peccato. Intendeva qualche bestemmia. Beh, in un anno solo questo hai fatto. E altre cose, no, tutto a posto, tutto a posto. Uno che non sa vedere i peccati, è tutto a posto. Allora si dice, ma fammi vedere bene, a messa ci vai? Beh, a Pasqua oggi ci vado. E il resto, beh, ma non basta una volta all'anno la messa? A Pasqua. Stai in pace con tutti? Oh, in pace con tutti, io sono una persona brava, onesta, sono amico di tutti. Ma hai perdonato le offese ricevute? Oh, beh, veramente con uno. Con uno che cosa? Beh, quello mi ha fatto questa cosa qui per cui ma io faccio finta che non esiste e quindi non c'è problema. Come non esiste? Esiste. C'è un risentimento verso questo. Ma lei non sa che cosa mi ha fatto questo. Mi ha fatto così, 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 così. È una cosa così grossa che questo non lo posso perdonare mai. Col gesto. Ah, ma, senti un po'. Gesù sulla croce ha perdonato non uno che gli ha fatto quello che tu hai ricevuto, ha perdonato cose molto più gravi, ha perdonato i suoi assassini. Se lui ha perdonato i suoi assassini, tu non puoi perdonare questo qui che ti ha fatto, ma questo mi ha fatto questo, è una cosa impossibile. Ebbene, allora guarda, in base a questo Vangelo che dice che Dio ritirò il perdono al primo servo perché non aveva voluto perdonare a quello che gli aveva doveva ridare soltanto 100 denari. Allora dice: senti, fratello, tu prima perdona questo, poi ti torni a confessare e poi puoi fare la comunione, ma non puoi ricevere il perdono di Dio se tu non vuoi perdonare questa persona. Questo invece di capire la lezione si alzò offeso. Ecco, il giorno di Pasqua mi rovini pure questa festa. Si alzò sbraitando ad alta voce pubblicamente in mezzo alla chiesa piena di persone e se ne andò via. Lo so io dove andare a confessarmi dai frati. Perché i frati sono. Infatti, dopo si viene a sapere che si sono i frati, anche lì dice, si baci con tutti. Poi quello disse, vabbè, vabbè. Digli qualche preghiera a questo con cui ce l'hai contro e è a posto. Allora lui ricevette la soluzione, fece la comunione il giorno di Pasqua, tutto contento perché aveva ricevuto la comunione e la soluzione e la vittoria morale su quell'altro che non gli aveva voluto perdonare, dare la soluzione, visto che ne aveva ottenuto lo stesso. Umanamente a lui gli riportava così le cose. Davanti a Dio, come stavano le cose? Che la confessione fatta è una confessione ipocrita, perché lui non aveva dato nessun perdono a nessuno, e ha ricevuto un perdono contrario al Vangelo, cioè niente perdono da parte di Dio. E la comunione, beh, ve lo dico, sacrilega. Per quale motivo? Perché aveva ricevuto colui che sulla croce aveva perdonato i suoi assassini. Se tu riconosci che questa è la verità, se tu fai comunione con Gesù, che è colui che perdona i suoi assassini, come fai poi a non perdonare uno che ti ha fatto molto di meno? Va a cozzare il Gesù che ricevi con la vita che hai intrapreso. Questo è sacrilegio. Infanghi Gesù Cristo. Come fa Gesù Cristo ad abitare nel tuo cuore se tu fai il contrario di quello che il Vangelo ti insegna? Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, perdonate, pregate per i vostri persecutori, benedite quelli che vi maledicono, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Gesù Cristo lo diceva e poi lo faceva. Perché
perché l'ha fatto nell'espressione più elevata sulla croce, perdonando i tuoi assassini. Vedete, questa è una cosa così. Lui, quest'uomo, era convinto che aveva ragione. Ma di fronte a Dio conta più la ragione o l'amore? Capite quella differenza? Perché umanamente quello gli aveva realmente fatto quel torto, per cui era in torto l'altro, non quello che aveva ricevuto. Ma il torto ricevuto non ti dà il diritto di avercela contro una persona. Capite questa cosa? Perché l'amore che Dio ci dona è talmente grande che comprende pure i torti delle persone. Durante la consacrazione, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue sparso per i vostri. Non dice Gesù che finché fate cose buone vi voglio bene, quando fate i peccati non vi voglio più bene. Se un genitore ha due figli, uno lo ascolta e li obbedisce e lo fa felice, l'altro è ribelle, fa il perfetto contrario di quello che il genitore gli insegna e lo fa soffrire. Che fa? Il genitore ama il figlio bravo, il figlio cattivo lo disconosce e lo manda via? O amerà tutti e due i figli allo stesso modo, anche se l'amore verso uno è gioioso e verso quell'altro è sofferto? Se l'amore è gioioso o sofferto, sempre amore è, sempre amore rimane, non può cambiarsi. Amore è, amore rimane, se la persona amata ricambia in bene l'amore gioioso, se la persona amata ti ricambia in male ti fa soffrire, ma l'amore è sempre quello. Uno che ama non può fare in un altro modo, ama, punto e basta, tutti, qualsiasi persona, in qualsiasi occasione, sempre. Capite questo? Di fronte a Dio le nostre ragioni crollano tutte. Se una ragazza venisse a dire sono rimasta incinta a 15 anni, non era possibile, tutti mi hanno consigliato di abortire perché non ero all'altezza di essere madre, ho solo 15 anni. Abortito, la legge te lo consente, gli operatori sociali, l'assistenza sociale mi hanno spinto a fare così, il consultorio mi ha aperto le porte. Se una donna dicesse ma io volevo fare soltanto due figli, non abbiamo i soldi per fare il terzo e ci è capitato il terzo figlio, abortisco, non lo posso mantenere mica. La legge lo consente, tutta la struttura, medici abortisti, il diritto, in questa ASL ci manca il medico abortista, allora tutti, questo è un diritto sancito dallo Stato italiano, ci deve essere il medico abortista, che è tutti questi medici che obiettano. Ecco, allora, qui le cose funzionano così. Quando uno poi, lasciato questo mondo, va dal Signore che lo Stato italiano abbia messo la legge sull'aborto, gli importa qualche cosa? Ha fatto male lo Stato a mettere quella legge, direbbe lui. La vita non si tocca, è sacra. Punto e basta. Allora il nostro punto di riferimento non può essere la nostra testa, il modo di pensare comune, le leggi dello Stato. È e può rimanere esclusivamente Dio. Punto e basta. Lui è l'unico metro per misurare le cose. E il laicismo di cui sempre intriso il telegiornale è una delle forme dell'allontanamento degli uomini da Dio ed è una cosa grave ed è un grande passo avanti verso il precipizio che sta facendo l'umanità tutta e il popolo italiano in particolare. Allora, quando una persona convinta che lui era nella ragione e quell'altro era in torto, andrà un giorno davanti al Signore per dire io non l'ho perdonato perché mi ha fatto questo, come potevo perdonarlo? Sapete, Gesù non gli dirà niente, gli farà solo vedere un gesto, gli farà così. Le mie mani sono, le mani di Gesù Cristo hanno anche di là il buco dei chiodi,
gli fa vedere le mani bucate. E quello capirà da solo il suo errore e scappa dal paradiso. Che con quel gesto Gesù gli dirà: io, i miei nemici, che mi hanno fatto molto peggio di quello che questo tuo nemico ha fatto a te, li ho amati col sangue. Tu perché non l'hai voluto amare? Cosa si replica a questa cosa? Chi può competere al confronto con Gesù Cristo crocifisso? Allora, lo racconto un'altra volta per quelli che magari non hanno sentito. A me personalmente è capitato questa cosa qui, riguardo al perdono. A parte l'essere stato perdonato in tutti gli errori da piccolo, da giovane, da sacerdote, che mi hanno fatto scoprire un amore di Dio meraviglioso da ricambiare verso gli altri. Io ho sempre, nei primi anni di sacerdozio, lavorato per riportare a Dio, salvare dalla droga i giovani tossicodipendenti. Poi l'ho fatto anche per le prostitute quando ero parroco a San Giovanni Evangelista e anche un po' prima. I parroci dove stavo da viceparroco non mi andava tanto bene questa cosa, perché i parroci si trovavano in parrocchia i giovani drogati. Le famiglie che non avevano i giovani drogati, i figli drogati, si arrabbiavano, dicevano: ma come? Andavano al parroco e dicevano: noi mandiamo i nostri figli in parrocchia per farli stare lontano dai ragazzacci e questo vice parroco porta i ragazzacci qua? Ed erano guai. E queste cose finivano normalmente con il fatto che Don Marco veniva spedito altrove, non sempre con buone maniere. In una parrocchia andò particolarmente male e il parroco fece trasferire, dopo tanti sacrifici, tante battaglie, questa cosa mi fece soffrire, non so quanti anni di vita ci ho perso con le lacrime per questo trasferimento. E stavo nero quando sono stato trasferito, per tutte queste ingiustizie. Ma io sto a fare il lavoro del Signore che dovete fare pure voi, non dovete fare, e sono io che devo pagare mandato via. Andando a parlare con il mio padre spirituale, il confessore, e qui vi assicuro, ho toccato con mano quanto è importante la scelta di un buon confessore, di un buon padre spirituale nella nostra vita, che dà la dritta giusta. Allora raccontare tutte queste cose così, e mi veniva in mente il comportamento di tante famiglie. Non so, dice, quando una giovane sposa se ne va via dal marito perché la tratta male, perché non la capisce, torna dalla mamma, la mamma dice: povera figlia mia, quel delinquente quando ti fa soffrire, vieni, vieni a casa. 50 anni fa, se la figlia andava via di casa perché il marito la trattava male e andava dalla mamma, la mamma gli diceva a questa figlia: vai a casa tua, torna da tuo marito. Chi delle due mamme voleva più bene la figlia? Quella che la commiserava o quella che rispediva a casa sua dal marito che le faceva male? In passato si salvavano i matrimoni insegnando ai figli a portare la croce del coniuge sofferente che ti faceva soffrire. Oggi i matrimoni, col fatto di avere misericordia di un figlio da riprendere a casa per non farlo soffrire, vanno a gambe per l'aria. Allora questo confessore mi ascoltò, io mi aspettavo che dicesse: ecco, povero Don Marco, guarda queste ingiustizie. Invece mi disse: senti un po', tu devi andare dal tuo parroco e chiedergli perdono. Cosa? Io perdono? È lui che mi ha fatto questo, questo e questo e questo. Lui deve chiedere perdono a me. E magari riprendere in parrocchia, ma ormai il trasferimento è già avvenuto, non si può più tornare indietro. E sta, ma questo come va a dire una cosa così?
po' mi fece ragionare, ma senti un po', lui ha fatto quello che ha fatto e va bene, ma tu lo ami il tuo parroco o hai risentimento nel tuo cuore verso di lui per questa ingiustizia ricevuta? C'ho risentimento. E allora anche tu sei colpevole nei suoi confronti, perché non lo ami, porti risentimento, gli dici male, queste sono colpe tue, non sue verso di te. Anche se sono di riflesso, sono sempre tue colpe. Vai a chiedergli perdono. Io sono stato 3 giorni a fare la battaglia spirituale dentro di me per decidere di andare a chiedere perdono a quel sacerdote, perché i pensieri, non so come sia scoppiata la testa in quel periodo, ma se adesso vado a chiedere perdono lui si rinforza ancora di più, perché c'avevo ragione a mandare via questo parroco, vedi, anche lui ha riconosciuto che ha sbagliato. Dice, allora proprio sottoterra all'infinito devo andare. Facendosi poi invece altro ragionamento, ma dice Anna Maria Coretti non chiese perdono a Dio per il suo assassino. Quando uscì dal carcere Alessandro Serenelli non andò dalla madre di Maria Coretti a chiedere perdono anche a lei, lei lo perdonò. Dice, lei poteva dirlo, tu hai ammazzato mia figlia, vai via, non ti voglio più vedere. Non solo l'ha perdonato con le parole, lui è uscito dal carcere, non c'era famiglia, non c'era nessuno, era povero. Lo accolse in casa sua, gli diede da mangiare, bere, lo rivestì per tanto tempo, fino a quando poi lui fu ospitato presso i frati di Macerata e vissuto lì. Ma allora forse, insomma, battaglia interiore terribile, fino a quando decisi di andare. Guardate, torno a dire, un bravo padre spirituale, un bravo confessore, ti dà queste dritte qui. Se lui mi avesse detto, no, povero Don Marco, guarda, ci penserà il Signore a punire queste ingiustizie ricevute, tu intanto continua per il tuo cammino a fare quello che... Mi avrebbe soddisfatto umanamente, ma non mi avrebbe fatto sperimentare quello che è successo dopo. Andai e chiesi perdono. Quando mi chiesi perdono, pensavo, mo questo adesso si gonfia, perché mi hai dato ragione che tu stavi sbagliando a comportarti in quel modo per cui ti ho fatto andare via. Invece di essere in contrario, che anche lui pensò gli sbagli che avevo fatto contro di me. Per cui, queste sono le cose spirituali, se uno chiede perdono a una persona, la persona che dice questa cosa è spinta interiormente a fare altrettanto verso quella persona che gli ha chiesto perdono. Per questo l'amore di croce è la forma più potente di amore, è la cosa che più di tutte spinge il peccatore a conversione. Non è l'arroganza o la prepotenza, è l'amore di croce. Un altro esempio vi fa capire. Se Elena sta sbagliando una cosa, io vado là e gli dico, Elena, ma insomma, ma tu... Elena che fa? Si difende da questa aggressività con la quale le dico le cose, non riconosce l'errore, perché deve difendersi da questa aggressività con cui mi scaglio addosso. E se lei non si difende la distruggerei moralmente. Se dico, Elena, ma insomma, ma stacci attenta, hai fatto così, ma non era meglio fare in quest'altro modo? Se vado con una parola dolce, ottengo più risultato o meno risultato rispetto alla parola aggressiva per correggere l'errore di Elena? Qual è il metodo che porta più frutto? Ditemelo voi. La dolcezza penetra più profondamente nell'anima della persona della parola aggressiva, sì o no? È l'amore che cambia i cuori,
non la violenza. Questa è la verità. Quando uno chiede perdono, lo chiedi per amore, perché riconosci il tuo errore e lo deponi nelle mani della persona verso la quale hai sbagliato, chiedendo il suo perdono, di tornare in buon rapporto, di tornare in un legame d'amore con quella persona. Gli dai la spinta alla conversione pure a lui, perché faccia altrettanto nei tuoi confronti. Allora, fatta questa richiesta, il parroco disse delle cose belle, ma in fondo non hai fatto tanto male in questi anni, no, hai fatto questa cosa bella, fece un elenco di cose belle, e poi mi invitò la domenica successiva a presiedere la messa principale della parrocchia. Ah, come, mi ha fatto andare via, e mo mi richiami a dire la messa principale. E quindi anche con i parrocchiani andavo via in buona maniera, non perché cacciato via, ma perché semplicemente trasferito per un altro compito pastorale. A bocca aperta, ma com'è possibile questo? Successe così. Quando andai via dall'incontro col parroco, volavo a 3 metri di altezza, ma chi ha mai sperimentato nella vita di essere così, io sono un po' pesante, di essere leggero spiritualmente in quel modo, di volare con la spinta dello Spirito Santo in alto del cielo del Signore, del cielo dell'amore. Se non avessi chiesto perdono al parroco, se questo direttore spirituale non mi avesse obbligato ad andare a chiedere perdono, non avrei sperimentato questa cosa. E quanto è vero, quindi ripeto, chi si confessa, chi chiede consiglio, deve chiedere alle persone veramente sagge nello spirito, che ti sanno dire quello che vuole Dio in quell'occasione con quella persona, e non quello che vuoi sentire tu da lui, e non quello che darebbe gusto per quanto riguarda questo mondo sentire dalla persona alla quale chiedi consiglio. Quello che vuole Dio, che può essere in una prima occasione molto costoso, impossibile realizzarsi, quando invece poi lo fai, ti si apre un mondo nuovo. Allora, ditemi se c'è qualcuno che si salva da questa cosa avendo subito del male dagli altri. Chi è che reagisce una volta subito del male in maniera perfettamente cristiana verso chi te l'ha fatto? Qualcuno di noi è capace di farlo? Nessuno. Allora anche noi, tutti, dobbiamo chiedere perdono agli altri del nostro comportamento. Tutti. Ripeto, chiedere perdono significa farsi piccolini, scendere nell'umiltà. L'io superbo e orgoglioso deve morire, defunto. E l'io della superbia muore quando agisce l'umiltà nella nostra vita, il farsi piccoli. Quanto è bello quel passo dell'Antico Testamento dove parla Dio per bocca del profeta e dice: umilia te stesso davanti al Signore e Lui ti rialzerà. Tu ti fai piccolo, Dio ti rialza. Tu ti umili, Dio ti fa grande. Non dobbiamo farci grandi da noi stessi, ci pensa il Signore. La nostra parte è il contrario, farci piccoli e Dio ti rialzerà. Ci siamo? Allora, qual è la spinta più grande per perdonare? È proprio l'aver sperimentato il perdono di Dio. Ma se Dio mi ha perdonato questo peccato immenso che ha combinato, come faccio io a non perdonare un altro che mi ha fatto un peccato più piccolo? Quando viviamo bene il rapporto con Dio, capiamo quello che dobbiamo fare con gli altri. Lo facciamo, quello che Dio ha fatto a noi, facciamo noi agli altri e viviamo nel modo giusto.
Nella prima lettura sentiremo un'altra cosa collegata col perdono, che dice così, dopo ovviamente non la spiego più. Dice così: un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere e ottenere la guarigione dal Signore? Qui si parla di guarigione, non si parla di peccati. Che c'entra il perdono con la guarigione? Allora, oggi anche la scienza si è accorta che esistono le malattie cosiddette psicosomatiche. Se uno sta sempre arrabbiato con tutti, è nervoso, risponde male, si becca la gastrite. Ma dice così, dice, se uno si arrabbia, dice, mi piglia la bile, in dialetto, la bile proprio. Se uno sta arrabbiato con una persona, perché io vorrei misurargli in quel momento quanto c'ha la pressione di sangue, che gli farebbe scoppiare tutte le vene del cervello, per quanto è potente, per via della rabbia che c'ha. Quante cose dipendono in negativo dai nostri peccati? Per via che quello che uno vive dentro se stesso si ripercuote sul corpo. Male stiamo di dentro, peccando, male facciamo stare il nostro corpo che subisce il malessere spirituale che teniamo dentro di noi. Allora, se vi dico che il risentimento è un tumore spirituale e ci fa star male anche fisicamente, lo comprendete questa cosa? Allora, se uno con quello lì non si parla, è 10 anni che non lo può vedere, c'ha risentimento verso questa persona. Se uno ci pensa o non ci pensa a quella persona e a questo risentimento, il risentimento sta qui. C'è sempre, giorno e notte, che ci pensi, che non ci pensi, perché quello non lo ami. C'hai risentimento verso quella persona. Il risentimento è una cosa spirituale. Sta qui, non si vede, ma sta dentro di noi. Questo poi non rode la salute fisica della persona? È così. Allora, se funziona in negativo, ribaltando la frittata, funziona in positivo. Se esistono le malattie psicosomatiche, esistono anche le guarigioni psicosomatiche. Quando uno dalla cattiveria passa alla bontà, quando uno dal risentimento passa al perdono, non migliora anche la sua salute fisica e mentale? Quando uno, da persona in tensione, con la cattiveria, passi alla bontà e passi alla pace, corpo e mente non sperimentano il benessere conseguente? Allora, già per semplice conseguenza, il perdono e malattie, allora, peccato e malattie, e dall'altro posto perdono e guarigione esistono. E se uno andasse a vedere il comportamento di Gesù Cristo, si vede che Gesù Cristo collega sempre la guarigione spirituale con la guarigione fisica. Tanto è vero che si può dire che la guarigione spirituale e quella fisica sono guarigioni gemelle, vanno sempre insieme. Esempi biblici ne posso fare una marea. Gesù, quando gli viene portato davanti quel paralitico carrato al buco del tetto con 4 amici che lo scendevano con le corde, lo mettono davanti a Gesù Cristo. Gesù cosa fa per prima cosa? Gli dice: coraggio figliolo, ti sono perdonati, e non gli dice: coraggio figliolo, adesso ti guarisco dalla tua paralisi. Perché i peccati che aveva addosso questo erano peggio della paralisi, erano più gravi. E siccome Gesù Cristo lo amava, gli toglie prima la cosa che lo fa soffrire di più. Il male più importante da buttargli via,
che è quello spirituale. Quindi coraggio, io ti perdono, ti cancello, ti distruggo, strappo e butto via da te i peccati per l'eternità. E quello, una volta che Gesù Cristo lo assolve dei suoi peccati, sta bene spiritualmente, dentro te stesso. Da lì a poco, che fa Gesù Cristo? Non lascia sulla barella e dice adesso ti ho perdonato i peccati, già puoi essere contento oggi, vai a casa tua, così. Da lì a poco, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua con le tue gambe, a piedi. Prima la guarigione spirituale, poi la guarigione fisica. Quando Gesù Cristo guarisce gli occhi al cieco che chiedeva la carità sulla via di Gerico, la tua fede ti ha... Non gli dice la tua fede ti ha guarito. La guarigione avrebbe riguardato soltanto gli occhi del corpo. Ma Gesù Cristo dice la tua fede ti ha salvato. La salvezza riguarda prima l'anima e poi la salute fisica. Perché quel cieco, esercitando fede in Gesù Cristo, ha visto prima con gli occhi di dentro e poi con gli occhi del corpo. Si è salvato prima nell'anima, mettendo tutto se stesso nelle mani di Gesù Cristo, del Dio fatto uomo, e poi è guarito anche fisicamente. In contemporanea, mentre si aprivano gli occhi del corpo di questo cieco, si erano aperti gli occhi del corpo spirituale, dell'io, dell'anima di questo cieco. Tant'è vero che quando questo cieco ha aperto gli occhi, la prima cosa che ha visto che cosa è stata? Cos'è stata? Gesù che stava davanti a lui. La prima cosa che ha visto, la prima persona che ha visto? Gesù. Allora, non solo guarito, salvato! Salvato! Perché ha visto Gesù. Ultima cosa che dico. La differenza tra il perdono di Dio e il nostro perdono è che il perdono di Dio è fatto in un modo che è definitivo. Si dice così, che Dio perdona e poi dimentica di aver perdonato. Per lui noi non facciamo così. Anche quando perdoniamo, ricordiamo il torto subito. Si vede nelle famiglie. Quando i coniugi litigano, poi magari si perdonano, se li litigano qualche mese dopo, ma io l'altra volta ti avevo già perdonato di questo e tu l'hai fatto ancora. Ma se tu lo ricacci l'altra volta fuori, che cosa hai perdonato l'altra volta? L'hai perdonato con le chiacchiere, ma non l'hai dimenticata questa cosa. Se uno perdona e non dimentica il male ricevuto, è vero perdono questo? Allora porto un esempio bello con il quale concludo questa catechesi. In un corso per fidanzati, una delle coppie era formata da una ragazza ex prostituta di strada. Era uscita fuori dalla prostituzione mediante l'aiuto di qualche operatore della Caritas. Bravissimi, che hanno rischiato, perché la prostituzione significa sempre rischiare la pelle, perché sono sempre gli sfruttatori che non consentono alle proprie prostitute di uscire fuori dalla strada né a qualcuno di farle uscire fuori. E questo giovane, che si era innamorato di questa bella ragazza, sapeva del suo passato, però lui non gliene importava e la voleva sposare. Hanno fatto i corsi per fidanzati, l'ultima cosa è stata la confessione alla chiusura del corso. Quando arrivò il turno della confessione di questo giovane, il sacerdote gli disse così: senti, tu sai il passato di questa ragazza? Beh, quando ti sarai sposato, nell'arco della tua vita matrimoniale succederà che voi due litigherete. Pacifico, siete questo. Dico, se voi litigherete, guai a te, gli disse guardando negli occhi
e con fermezza. Poi lo disse una seconda volta, guai a te, più forte. Poi gli disse la terza volta, guai a te, ancora più calcato, se tu, quando litigherai, gli dirai, tu eri una prostituta. Tre volte guai. Perché se Dio aveva cancellato e perdonato il passato di questa donna, chi ha diritto di riportarlo fuori? Guai a te! Perché le sofferenze che uno ha sperimentato in quel tipo di inferno non si possono andare a riaprire tutte quante. Ecco, allora Dio perdona e dimentica e vuole che anche noi perdoniamo e dimentichiamo. Amen.